Amici del cuore, bentornati sul canale per l'esplorazione di un nuovo paese del mondo in cui metto piede per la prima volta e lasciatemi dire che è uno dei più strani che abbia mai visto. Completamente diverso a tutti quelli che ci sono attorno. Un piccolo sultanato equatoriale dove non si pagano le tasse, neanche istruzione e sanità, e dove il gioco d'azzardo e l'alcol sono illegali. Qui regna un ricchissimo monarca assoluto e le pene per chi infrange la legge sono molto severe. Oggi vi racconterò tutto per bene. Navigheremo acque infestate dai coccodrilli per immergerci nella foresta, visiteremo la città a tratti deserta, assaggeremo il cibo e andremo anche a dormire nel villaggio sull'acqua più grande del mondo. Mettetevi comodi, l'avventura sta per cominciare. Oggi il video è anche abbastanza lungo. Ci vediamo tra un minuto, cominciamo subito dopo lo sponsor. Durante questo viaggio abbiamo avuto la fortuna di esplorare ben tre paesi, tutti e tre dei veri e propri melting pot di culture, in cui convivono persone che parlano lingue diverse e comunicano tra di loro nello stesso modo in cui io comunico quando viaggio, ovvero in inglese. Il passepartout più utile per viaggiare, competenza fondamentale anche per il mondo del lavoro. Anche quest'anno infatti sto collaborando con Cambly, video lezioni in videochiamata, con uno dei tantissimi madrelingua che Cambly mette a disposizione. Sono più di 10.000 e li puoi scegliere in base all'accento, alla personalità o anche agli interessi. Potrete fare lezioni individuali oppure di gruppo con massimo altri due studenti. L'abbonamento è personalizzabile, puoi scegliere durata, frequenza delle lezioni e durata dell'abbonamento. Sono pure inclusi corsi e workshop, come quello per i colloqui di lavoro. Molto spesso mi scrivono per chiedermi il codice sconto di Cambly di questo mese. Segnatevelo, il codice è BALINI3 per iscrivervi a Cambly con il 50% di sconto sui piani annuali, così che il costo di una singola lezione parta da soli 4,99€. E se volete anche solo testare il vostro attuale livello di inglese, potete fare una lezione di prova di 30 minuti con solo 1€. Quindi mi raccomando, date un'occhiata al link in descrizione, perché Cambly funziona, le competenze rimangono e i primi miglioramenti arrivano in poco tempo. Cominciate adesso, poi mi ringrazierete. Io intanto ringrazio Cambly e a voi tutti buona continuazione del video. Amici del cuore, benvenuti nella caldissima isola del Borneo, la terza isola più grande del mondo, divisa tra tre stati. C'è un pezzo di Indonesia, un pezzo di Malesia e la totalità del paese che andremo a visitare nel video di oggi, che però è diviso in due pezzi. Sto parlando del Brunei. Siamo appena arrivati con un volo dall'aeroporto di Singapore. Abbiamo volato con la compagnia di bandiera, è stato un pochino strano. Siamo saliti per ultimi, sono quasi tutti i posti vuoti. Probabilmente siamo gli unici due che ci vanno per vacanza. È appena partita Il mondo è mio, la canzone di Aladdin, cover col flauto. Si sente? Ma dove stiamo andando? Sul volo è anche partita una preghiera prima del decollo, perché il Brunei è un paese musulmano nel quale vige la Sharia. Infatti ci sono delle regole particolari. Già a partire dal volo, sul quale è illegale servire alcolici, però finalmente ho realizzato il mio sogno e mi sono fatto servire un bel bicchierozzo di latte. 2 hours later. Questo è l'aeroporto. Questa è la prima moschea. Allora, in teoria abbiamo sia un autista che un posto per dormire stanotte, però non so se in hotel ci daranno la stanza, perché in teoria è illegale per un uomo e una donna che non sono né consanguinei né sposati condividere una camera d'albergo. Questo qui è l'hotel, stiamo aspettando di capire se ci daranno la stanza. Ragazzi, non ci credo, il gatto più raro di tutti, il gatto con la busta. Abbiamo la stanza. Ci hanno fatto zero domande. Allora, a quanto pare qui a Bandar Seri Begawan, ovvero la capitale del Brunei, la sera non c'è nulla da fare a parte mangiare, soprattutto street food nel night market, che è proprio dove stiamo andando noi. Per spostarci il modo più comodo è utilizzare Dart, che sarebbe l'Uber del Brunei, e noi adesso abbiamo pagato con i dollari avanzati di Singapore. Questa è la cosa interessante: Singapore e il Brunei hanno questo accordo per il quale la valuta ha lo stesso valore, il cambio è fisso e puoi utilizzarle entrambe senza problemi. Nel mentre siamo arrivati al night market c'è un sacco di cibo che mi ispira abbastanza, anche perché nel mentre ho coltivato una certa fame. Non capisco se questi siano i prezzi effettivi, cioè un dollaro mi sembra un po' poco. È costato veramente un dollaro. La porzione non è esagerata, è tutto bello impacchettato dentro un foglio di carta. Che profumo! No. Il sapore rispecchia molto bene il contesto. Allora, come mai la sera non c'è nulla da fare qui in Brunei? Ve lo spiego subito. Intanto ho preso un sacco di roba, è praticamente tutto a un dollaro. Non è che non ci sia nulla da fare, c'è da mangiare e per noi va benissimo. Però non ci sono bar, non ci sono locali, perché è vietato l'alcol. In Brunei è in vigore la Sharia, ovvero la legge islamica. Non è possibile acquistare né
consumare l'alcol, tranne alcune eccezioni, perché sono andato a guardare, non che ci serva in realtà, però volendo ci sono due modi per bere in Brunei. Nel frattempo mi sono fatto preparare questo bibitone gigantesco di lime a $1, poi queste frittelle di non so cosa, mi ha detto tapioca, questi involtini sono 3 involtini per $1, 4 frittelle di 2 tipi diversi per $1, per $2 invece gli arrosticini del Brunei. Ovviamente in tutto il night market non c'è maiale, perché anche quello, come l'alcol, è vietatissimo. La vendita dell'alcol è vietata in tutto il paese, però se siete stranieri, se siete turisti, tecnicamente potreste ogni 48 ore importare, previa opportuna dichiarazione in aeroporto, fino a 2 litri di alcolici tipo liquori e massimo 12 lattine di birra a persona. Questo alcol però non può essere consumato in pubblico, non vi potete far vedere assolutamente, potete bere solamente in una stanza d'hotel chiusa o in una residenza privata. L'altro modo per bere è quello che utilizzano invece gli abitanti del Brunei. Però devo assaggiare questi spiedonzi. Oh mio Dio! Gli ho detto di mettermi il piccante, ci ha messo il petrolio. Donna, sono una roba fortissima. Però sono freddi, peccato. Oh, spegniamo l'incendio con il bibitone al lime. È più zucchero che lime. Cos'è che è questa frittella? Tapioca? La spugnetta per i piatti dopo che hai pulito una pentola bella unta. Ah. Questi qui invece, questi involtini, che sembrano dei normalissimi involtini primavera e forse lo sono, la Valle dice di sì, li ho presi perché si chiamavano carbonara. Non so perché li chiamino così. Ah. Nel mentre la Valle è andata a cercare altro cibo, ah, l'unto e il piccante stanno combattendo nella mia gola. Ve li ricordate gli shampoo Herbal Essence? Uguale. Mi sono fatto preparare questa specie, boh, lo chiamavano kebab. Io lo chiamerei pastrocchio. Non l'ho capito questo. Cioè, immaginatevi, da un lato c'è il peperoncino, dall'altro c'è il wasabi, in mezzo ci sono queste zucchine. Meno male che le mie papille gustative ormai hanno il giubbotto antiproiettile, perché queste verdure sono uno sparo. Allora, vi dirò la verità, non il mio miglior street food, però l'atmosfera mi è piaciuta molto. Tanta gente, tutti molto carini. Come fanno queste persone se vogliono bersi una birra? Allora, il Brunei è uno stato molto piccolo, nel quale abitano circa 430.000 abitanti, meno della metà della popolazione di Napoli. Ovunque ti sposti non sei mai a più di 45 minuti di macchina dal confine con la Malesia. Anche in Malesia ci sono tanti musulmani, però non è in vigore la Sharia, quindi non appena attraversi il confine c'è pieno di bar, di locali. Però al ritorno non devi farti beccare con un tasso alcolemico di qualsiasi tipo, perché altrimenti i problemi sarebbero molto gravi. E anche se sei un turista che riesce ad introdurre alcol secondo tutte le varie normative, non puoi assolutamente, è vietato per legge, farti vedere ubriaco, anche se non stai guidando. Comunque non avevo mai visto una moschea e un calcio in culo nello stesso posto. Non ci resta che prendere un altro dart e tornare in albergo. Io lo sapevo che sarebbe stato un paese molto strano, però ci siamo venuti proprio per questo, anche perché è molto poco raccontato e generalmente se ne parla male, anche per il fatto che c'è la pena di morte. Infatti quando compili il form dell'immigrazione te lo scrivono subito gigante in rosso che c'è la pena di morte per tutto ciò che riguarda la droga, e anche il sultano spesso fa parlare di sé. Comunque vi racconterò tutto meglio domani. Sveglia presto, perché prima ho sentito un tipo su WhatsApp e andiamo a fare una roba abbastanza bella. Next morning. Amici, buongiorno. È una giornatina piacevolmente afosa e nuvolosa, perfetta per stare sotto il sole. Jeti al Afia. Che strano comunque vedere tutte le scritte in arabo. Per legge ogni insegna deve anche avere la scritta in arabo, ma in generale sembra di essere in un paese arabo. Però siamo a migliaia di chilometri di distanza dal Medio Oriente e dai paesi a cui noi solitamente pensiamo quando si parla di mondo arabo. Vabbè, comunque questa mattina cosa faremo? Quando siamo arrivati ieri in aeroporto ho beccato Sergio, un ragazzo italiano che mi segue. Ci ha caldamente consigliato di fare un bel giro sul fiume e mi ha anche passato il contatto WhatsApp di una guida fluviale che non ho mai visto, ma ci siamo accordati per beccarci adesso. Attenzione coccodrilli, però molto poco rassicurante questo cartello. Vietato nuotare, vabbè, non ci pensavo nemmeno visto il colore dell'acqua. Molto adda, devo dire. Non dare da mangiare ai coccodrilli, che possono essere molto aggressivi, non l'avrei mai detto. Yeah, it's me. Nice to meet you. Nice to meet you. The yellow one, this one? Yeah. Ok, questa è la nostra barca. Slowly, because yeah, of course. Very, a bit slippery. Yeah, don't worry, I have my Crocs. Che top. Hi.
Thank you. Thank you so much. La sicurezza prima di tutto. Così è più facile per i coccodrilli individuarci se cadiamo in acqua. Today our driver is Azim, Mr. Azim. Nice to meet you. The water is coming, still high tide but coming up. Crocodile? On the water. On the water, dove? Il problema è che i coccodrilli si mimetizzano perfettamente con il colore marrone di quest'acqua. Molto poco invitante. Oltre ai coccodrilli c'è anche un altro deterrente, ve ne parlo dopo. Questa qui è una scuola galleggiante e qui davanti inizia il Water Village, un villaggio sull'acqua che ha più di 600 anni ed è il più grande del mondo, proprio qui in Brunei. E questa qua è la barca tipo pulvino della scuola, è la barca della scuola. Is this the Brunei River? Yes. Ok, siamo appena entrati nel fiume del Brunei, quello di prima era solo un affluente. Questo è tutto il villaggio galleggiante. Anche dall'altro lato, alcuni la chiamano la Venezia d'Oriente, ma no. È vero però, E l'acqua è sempre più marrone. Anche perché alcune delle abitazioni più vecchie del villaggio galleggiante, come toilette, hanno semplicemente un buco nel pavimento che scarica diretto nel fiume. Quindi, se per caso dovessimo cadere in acqua, non c'è solo il pericolo dei coccodrilli. Circa 10.000 persone abitano in questo villaggio. Ed è proprio qui che andremo a dormire questa notte. Non lo sapevi? Dormiamo qua stanotte. Ho trovato una casa che ci ospiterà. Lì dietro la linea degli alberi potete vedere il palazzo del sultano. Considerato che si tratta di uno degli uomini più ricchi del mondo, dubito che sia il suo unico palazzo. Vive qui però. Dove? Ah, eccolo là. Dove? Non lo vedo. Ma come fate a vedere questi coccodrilli? Under the tree, the small tree. Can you see it? Can you see it, Valentina? Yes. Yes. Eccolo là. Dove? Guarda qua che si sta muovendo. Ah, sì, ma tu. Eccolo. Ci sta palesemente guardando male. Ecco, è andato giù. Ehi, salve. Eccolo qua. Potresti tranquillamente scambiarlo per un tronco. Siamo abbastanza vicini comunque, Escono solamente gli occhi dal pelo dell'acqua. Potrebbero sembrare due bollicine. Ma dove? Guardalo qua. Oddio. Oh, oh, oh. Che scatto ha fatto? Small one, this one. Ok, questo qui è uno di quelli piccoli. Possono arrivare a 6 metri di lunghezza quelli più grandi. Can I pet him? No. Adesso stiamo andando verso le mangrovie alla ricerca di un animale molto speciale. Non vi dirò quale, non voglio gufarla. Spero tanto di vederlo. Sono io, quindi lo vediamo di sicuro. Questi qui, questi moli, si chiamano getti, come quello da cui siamo partiti noi. Soltanto che questo qui è abbandonato. Cioè, io vi giuro, non mi sarei mai aspettato di riuscire a vederle appena arrivato in Brunei. E invece siamo veramente a pochi chilometri dalla città e ce l'abbiamo qui davanti a pochi metri. Sono bellissime, le mie scimmie preferite dopo i gorilla di montagna dell'Uganda. Fun fact, questa scimmia tipica del Borneo, che tra l'altro è una specie in pericolo, viene chiamata dagli indonesiani Monyet Belanda, scimmia olandese, per prendere in giro i colonizzatori olandesi che venivano descritti con la panza e il nasone. Una vera e propria proboscide per il maschio e un nasetto un po' più alla Usopp per la femmina. Ci sono coccodrilli da tutte le parti attorno a noi. Stiamo passando proprio nel mezzo dei vari canali del Water Village. Che contrasto comunque, perché qui ci sono tutte le abitazioni tradizionali, fatiscenti, e dietro riesci a vedere degli edifici moderni. È veramente stranissimo, cioè guardate qua. Salve! Era la caserma dei pompieri. E qui c'è un'altra moschea. Sembra un livello di Metal Slug. Polizia locale. Questa qua è la barca della scuola. E là avanti un ponte incredibile. Mi sta gasando un sacco questo Brunei. È proprio un posto figo. Education is free, right? Essendo il Brunei uno stato così piccolo, che ha così tanto petrolio e gas naturale, si tratta di un paese ricco. Le persone conducono una vita umile, però comunque istruzione gratuita, e per i local la sanità costa
solo un dollaro. Penso ci sia un ticket da pagare di un dollaro. And also no taxes. Vai. E non ci sono nemmeno le tasse, perché tutto è pagato dal petrolio. La benzina viene a costare meno di 50 centesimi di dollaro al litro, più di quanto mi aspettassi. E siamo già arrivati. Oppalalai. Comunque la nostra guida ci ha consigliato anche un super posticino per andare a mangiare dove vanno i local. Ma ragazzi, ma fa un caldo impossibile, non avete idea. Comunque siamo arrivati in una zona un po' più centrale e il posto che ci hanno consigliato è questo qui, Mekong Cafe. La foto mi ispira fiducia. Effettivamente dentro sono tutti local. Ma io sai che mi faccio curry chicken, ciabatti. Ok. Appena ci siamo seduti ci hanno portato questo bel tisanone di acqua bollente con dentro i cucchiai, cioè le posate te le servono in un bel tazzone di acqua bollente, molto pulito. Nel mentre la Vale si è messa la felpa. Fuori si sguarda di caldo, dentro si muore di freddo. Per farvi capire quanto tengano l'aria condizionata sparata, guardate quanto siano appannati i vetri all'esterno. Cioè fuori fa freddissimo qui dentro. Comunque devo dire che il Brunei mi sta piacendo parecchio. È un posto tranquillo, sicuro, la gente è sorridente, accogliente, tutti gentilissimi. Prezzi devo dire abbordabili. L'unica cosa che abbiamo pagato tra virgolette tanto, 240 euro di volo da Singapore. Una cosa che notavo, a differenza dell'Arabia Saudita e anche di Singapore, qui ci sono tantissime bandiere in giro e la bandiera del Brunei secondo me è bellissima. Il colore giallo è il colore della regalità, quindi del sultano e della famiglia reale. Le due bande, quella bianca e quella nera, sono state aggiunte durante il periodo del protettorato britannico e poi al centro hanno messo il bellissimo stemma del Brunei, c'è la mezzaluna che è un richiamo all'Islam. Thank you. Ah, grazie. Okay. Nel mentre ci stanno portando le prime cose da mangiare, poi ci sono due scritte che recitano in arabo, sempre servire sotto la guida di Dio e poi mi pare Brunei, dimora della pace. Shokran, dimora della pace, però c'è comunque la pena di morte. Assaggiamo un po' il ciabatta. Che morbido. Ciabatti e curry, molto buono. Soltanto che la Vale puccia il ciabatti come se fossero gocciole. Abbiamo fatto arrivare anche questo bel piattino di pollo. Io ho ordinato anche un po' di roti. Belle queste influenze indiane nel menù, perché comunque la popolazione, esattamente come a Singapore, è un mix cinesi, malesi, indiani. I like it, very good. Ma questi funghi mi fanno sentire in Val Brembana. Oh. I love Brunei. Sono tutti molto nel chilling. È arrivato il roti gigante, morbidissimo, e ci hanno portato anche un po' di fish curry per pucciare. Oh. È praticamente identico all'altro, però un po' più acidulo. E questo qua l'ha chiamato dal. Oh. In effetti sa di dal, molto piccante. Abbiamo speso 13 dollari dal Brunei in due per pranzare. Non una buffata, ma meglio così, perché altrimenti ci trovereste collassati tra 5 minuti sull'asfalto rovente. Approfittiamo del fatto che c'è un pochino nuvoloso. Siamo in una zona molto centrale, adesso ce la giriamo a piedi. Per le strade non si vedono tanti macchinoni, però il sultano del Brunei, che a un certo punto è stato l'uomo più ricco del mondo, ha una collezione di supercar assurda. Centinaia di Ferrari, centinaia di Rolls Royce. Un'altra cosa che in giro proprio non si vede sono i casinò, perché in tutto il Brunei, oltre all'alcol e al maiale, è illegale anche il gioco d'azzardo, perché è un qualcosa che va contro i principi dell'Islam. In Brunei non è obbligatorio il velo per le donne, ma il 99% delle donne che vediamo ha i capelli coperti. Comunque siamo finiti in questa specie di centro commerciale semi-abbandonato per ripararci un attimo dal caldo equatoriale. L'equatore passa attraverso l'isola del Borneo, un po' più a sud rispetto al Brunei. Con questo caldo è tutto abbastanza deserto. Però ci sono un sacco di water taxi e dopo dovremo chiamarne uno. Cioè veramente è deserto, non c'è in giro nessuno. Guardate che bella questa cornice che incornicia la moschea. Ammetto che un pochino prima di venire qui mi sono immaginato il Brunei un po' come gli Emirati del sud-est asiatico. Alla fine sono entrambi degli stati molto piccoli con tanto petrolio. Però non ci azzecca proprio nulla. Non ci sono grattacieli, non è tutto improntato sul turismo sfrenato, non c'è in giro nessuno. Ma siamo finiti in un universo parallelo in cui siamo rimasti soltanto noi? Cioè raga, non c'è nessuno in giro. Cioè sembra una città fantasma. Ah, probabilmente sono
tutte al chiuso, io andrei anche a rifugiarmi in un bel museo. Ah ok, adesso c'è vita. Allora, già che stiamo passando da qui e non sappiamo quando arriverà il colpo di calore, direi che possiamo entrare nella moschea più bella di tutto il paese. Togliamoci le ciabatte. Purtroppo all'interno della moschea non si può filmare, però ragazzo, l'ingresso è stato molto gentile e particolarmente preso bene per le mie telecamere. Mi ha concesso di fare una fotografia per mostrarvi quanto è bella all'interno, molto maestosa ma anche umile. Una moschea modesta ma non nell'aria condizionata. L'aria condizionata a cannone, 10 gradi all'interno. Però bello, tutto aperto, non fanno coprire i capelli alle donne, ti preparano già una veste da indossare se hai i pantaloni corti. Devo dire che questo Brunei si sta dimostrando molto più tollerante e aperto rispetto a quanto alcune leggi del paese potrebbero far pensare. Cioè, per farvi capire, qui ogni offesa all'Islam è punibile dalla legge, come anche ogni offesa alla famiglia reale. Credo si chiami reato di lesa maestà. E per legge in tutti i luoghi pubblici e attività commerciali deve essere esposta un'immagine del sultano, un ritratto. Sultano che tra l'altro ha un nome molto lungo e devo andare a cercarlo online per leggervelo tutto. Sua maestà sultano Haji Hassan al-Bolkiah Muzizzaddin Wadawlah ibn al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wadien, sultano e Yang di Pertuan del Brunei. Sarei curioso di vedere cosa c'è scritto sul suo passaporto. Siamo entrati dentro a un museo bellissimo dedicato al sultano, alla sua incoronazione e tutti i doni che gli hanno fatto. Lo sto girando a piedi scalzi con i miei piedonzi da Hobbit. Dentro non si può filmare, meglio così almeno posso tenere le mani in tasca al caldo, perché anche qui fa un freddo della Madonna. Comunque il Brunei è veramente un posto bizzarro, però adesso ci conviene andare a recuperare la nostra roba e trovare il modo di spostarci al Water Village. A lui. Kev, nice to see you again. In Brunei non è che ci siano tanti autisti di dart in giro, quindi è facile ribeccare sempre gli stessi. Tra l'altro leggevo che ci sono al massimo 40 taxi che girano contemporaneamente. Oltre ai dart, altro mezzo di trasporto molto usato e molto economico sono i water taxi, e adesso ne prenderemo uno. E sono già qui che ci aspettano. Che comodità. Cerchiamo di non cadere in quest'acqua marrone con i nostri bagagli. Stai attenta, me. Hello sir, we need to go to Kunyat Noggio. Ok, no problem. Where come from? Italia. Thank you so much. Scendoti da una mano. Wow. Aiuto. See you. Jetty 2. Jetty è il molo da cui si parte con i water taxi. E adesso andiamo a cercare il posto in cui dormiremo. Scherzo, siamo già arrivati. Mi fanno un po' paura questi pontili senza nessuna protezione ai lati, perché vi ricordo che qui è dove ci sono i coccodrilli. Il posto è veramente super carino. Non so qual è la porta d'ingresso, so che qua sotto c'è un micio. Ciao vicino. Allora, la porta è questa, va un attimino scassinata. Voilà! Ma che bellina questa stanza! Questo edificio è un'abitazione tradizionale del Water Village ed è la casa della signora che ci ha accolto. Cioè, lei abita qui, ha anche 3 gatti ed è veramente molto bello. Unica pecca, ci sono dei bagni normali, non c'è un buco che va direttamente nel fiume. Quello sarebbe stato figo. Comunque anche qui non ci hanno chiesto assolutamente niente, ci hanno dato la stanza e basta, quindi penso che per i turisti nel 2024 non ci sia più nessun problema. Comunque questo villaggio è il più grande del mondo, è veramente gigantesco, ci abitano se non sbaglio 10-13 mila persone e ci sono chilometri di passerelle, questa anche i tubi che scorrono a lato, che collegano le varie case e arriva anche la corrente. Ed è abitato per davvero, cioè non è una cosa turistica, anche perché di turisti non ce ne sono. Guardate qua, c'è una casa che è crollata, cioè questa casa è tutta in acqua ormai. Sono tutte case fatte di legno, queste qui sono quelle tradizionali, dall'altro lato invece si vedono quelle più moderne che comunque vengono costruite sempre su palafitta. Ciao gattini del villaggio, ci hanno raccomandato di fare molta attenzione, non soltanto perché vabbè è facile cadere in acqua, ma anche perché avendo piovuto le assi di legno sono un po' poco stabili. E vi ricordo che qui è pieno di coccodrilli, molto difficile
mantenere l'orientamento. Qui nel villaggio ci sono le scuole, in generale l'istruzione in Brunei non manca, però mancano le opportunità. Infatti uno dei tanti autisti di Dart che abbiamo avuto ci ha detto che la popolazione del Brunei è sempre più o meno quella, perché tantissimi vanno all'estero in cerca di altre cose. Ci dicevano che qui si sta bene, è pacifico, è tranquillo, è sicuro, ma è anche molto limitato. Ci siamo imbattuti in un piccolo campetto galleggiante. Non deve essere facile però vivere qua. Pensa che ogni volta che ti vuoi spostare devi prendere un water taxi, anche rimuovere tutti i rifiuti. Non c'è una linea fissa per internet. E se ti cade il telefono in una di queste fessure, ciao. Però almeno è pieno di gattini meravigliosi. Ciao, pulciosetto. Ah, la signora sta lavando e va tutto direttamente nel fiume, schiuma e... Sì, vabbè. Ci siamo ufficialmente persi. Vabbè, possiamo sempre andare fino a un molo e poi da lì tornare indietro con un water taxi. Questa qui è una stazione di polizia. Hanno anche i loro negozietti che vendono le caramelline di Ben 10. E ovviamente ci si toglie le scarpe e le ciabatte per entrare da tutte le parti. Quella bambina non ha paura di beccarsi una scheggia nel piede. Questo potrebbe essere proprio uno dei posti più singolari che abbia mai esplorato. Kampong Ayer, ovvero Water Village. Il Brunei è un posto troppo particolare per non venire a raccontarvelo. Io ci tenevo tantissimo a fare un viaggio da queste parti perché conosco tante persone che viaggiano, ma nessuna di queste è stata in Brunei. Non avevo l'esperienza di qualcun altro su cui basarmi, soltanto i pareri che ho trovato online, però molto contrastanti. Non si parla mai del Brunei, se non per cose riguardanti il sultano e la sua ricchezza, oppure gli aspetti più negativi di questo paese, dove è illegale l'adulterio, anche qui c'è la bastonatura, ma soprattutto per l'omosessualità è prevista la pena di morte per lapidazione, che ha suscitato molto sdegno a livello internazionale quando la Sharia è stata implementata nel paese. Tant'è che qualche anno fa il sultano ha deciso di depenalizzare, tra virgolette, la cosa. La legge è ancora in vigore, ma non ci dovrebbero più essere state delle esecuzioni. Il Brunei rimane un paese che tecnicamente non è molto amichevole nei confronti della comunità LGBTQIA+. Comunque il sole è tramontato, la luna si è alzata, l'atmosfera è incredibile con questo richiamo alla preghiera in sottofondo. Non sembra proprio di essere nel sud-est asiatico. È un posto unico. Allora, visto che praticamente è notte, vi mostro come si fa a chiamare un water taxi. Bisogna fare luce con il telefono. Mamma mia, che super tramonto di là però, eh. Torniamo in città e cerchiamo del cibo. Ah, là ce n'è uno. Vediamo se mi guarda. Domani mattina abbiamo il volo abbastanza presto, dobbiamo uscire parecchio prima, nella speranza di trovare subito una barchetta che ci porti dall'altro lato, perché altrimenti non possiamo prendere un taxi, un Dart per l'aeroporto. Oggi c'erano un sacco di water taxi, dobbiamo fare 28 secondi, non sta più passando nessuno. Eccolo. Piano piano piano. Hello friend. Hey, my friend. We go there. Yes. Listen, we need a lift tomorrow morning. Yes. Tomorrow morning very early. We need a taxi, water taxi, yes, to go there. Go there, yes, can, no problem. Ok. I don't know, 6:30? Speriamo che venga domani a prenderci, o comunque speriamo di trovare qualcuno. Ah. See you tomorrow morning. Yes. Dammi un amaro. Bye. See you tomorrow morning. Che bello, non è più una città fantasma, la situazione si sta animando. Assaggiamo questi Brunei dumplings. Ah, molto buoni. E ora che ci penso, mi piace tanto il fatto che in Brunei non mettano il coriandolo nel cibo. Super buoni. Ma poi questa salsa piccante è veramente tanta roba. Ah. Volevamo prenderci un Milo qua davanti da bere, ma non accettano la carta. Abbiamo $4 contati che ci servono per tornare al Water Village e domani mattina prendere l'altro water taxi per andare in aeroporto. Si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto: se non potete pagare con la carta vi offro io qualcosa da bere. Ma non abbiamo voluto approfittare. Niente di meglio di un bel Milo ghiacciato per concludere una grande, calda, bella giornata in Brunei. Peccato che dentro l'aria condizionata fosse così forte che adesso la mia telecamera sembra che stia riprendendo la pianura padana. No ragazzi, sono esagerati qua con l'aria condizionata. Adesso ci prendiamo un altro water taxi e torniamo al nostro Water Village. Domani mattina presto andiamo alla scoperta di un nuovo paese del mondo che vi mostrerò nel prossimo video. Quindi amici, mi raccomando, non mancate al solito appuntamento del lunedì alle 19. Vi ringrazio per aver visto l'episodio di oggi, spero tanto vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Un caldo saluto dal sud-est asiatico. Ciao ciao.